Bentornati sul canale di Marciano Cale e benvenuti in questa nuova video recensione. Quest'oggi avremo un first try, ovvero sia proveremo assieme per la prima volta un gioco, lo apriremo assieme per la prima volta. Il gioco in questione è Army Man Strike Toy Wars, che dal nome e dalle grafiche ricorda molto, ma davvero molto, il cartone animato di Toy Story. Qui all'inizio abbiamo un breve video introduttivo, a quanto pare, che ci porta nel fantastico mondo in cui si svolgerà questo gioco. Vediamo cosa succede. Arriva uno scatolone con un giocattolo strano e c'è un bambino, suppongo, che viene trasformato in un soldatino verde, accerchiato da soldatini di un altro colore. Non sarà una buona cosa per te, soldatino verde. Questo deve essere il grande cattivo, una via di mezzo tra Mr. Bisont e Iron Man, visto così. Vediamo cosa succede. Siamo sul campo di battaglia. Mr. Iron Man, Bisont, quel che è qui, ci minaccia e ci grida di tutto. Questa invece deve essere la rappresentante dei buoni, mi viene da pensare, ed è una specie di Black Widow ma verde, quindi la chiameremo Green Widow. Questo deve essere... Comandante, questo deve essere un soldatino a caso che ci aiuta nel gioco. Bene, dopo un rapido scambio di battute tra i personaggi principali di questa splendida saga, vediamo una furente battaglia scorrere sullo schermo. Ancora scambi di battute e inizia finalmente un tutorial. Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Aiutati dal nostro amico soldato verde, immagino dovremo sconfiggere il soldato marrone. Ci indicano che in basso a destra c'è un'abilità speciale da usare che serve a bombardare i siti nemici, mentre in basso a sinistra possiamo selezionare il plotone da scaricare all'attacco di questa base nemica, a quanto sembra. Vediamo i nostri fieri soldatini partire e attaccare e distruggere il bersaglio che ci dà dei punti che ricaricano questa bellissima abilità, e quindi bombardiamo ancora. Altri punti, ma non abbastanza. Ok, sembra che la prima battaglia non sia stata poi così difficile. Abbiamo un premio, non sappiamo cosa serve, ma abbiamo un premio. Continuiamo questo tutorial e scopriamo cosa succederà. Qui c'è Green Widow insieme a Soldatino Verde che ci accoglie dicendo cose. Il tutorial ci porta poi ad affrontare le nostre prime battaglie in questa che è fondamentalmente la casa di quel ragazzino che è stato trasformato in soldatino, e possiamo andare a vedere il campo di battaglia, fare una prima ispezione cliccando su ricognitore. Questo è uno dei campi di battaglia, il primo in questo caso. Questa è la prima battaglia dopo il tutorial. L'obiettivo è distruggere questa torre centrale, questa centrale di comando circolare che sta in mezzo al campo di battaglia. Per farlo dobbiamo arrivarci partendo da queste frecce e andando a distruggere questo cannoniere o comunque le forze difensive che possono essere in campo di volta in volta. Andiamo a vedere un po' l'aspetto grafico di questo gioco. Siamo su un divano in condizioni tali che le nostre mamme ci avrebbero preso a scarpate in faccia. Ci sono patatine spante, una gru, una lampada puntata senza nessun motivo apparente, altre patatine spante, altre gru, e poi, giusto per andare a prendere qualche cliché americano, una canottiera da basket. Bene, dopo aver analizzato così attentamente il nostro campo di battaglia, andiamo a attaccare. Vabbè, qua continuiamo a insultarci insieme a Mr. Bison Senape. Andiamo a sprecare la nostra abilità così bombardando cose a caso e a mettere giù i nostri simpatici omini che andranno poi a... Ce la facciamo? Ad attaccare questa struttura difensiva, sempre se saranno in grado poi di sopravvivere a questo attacco.
E a colpi di schioppo e di moschetto siamo riusciti a distruggere questa prima parte di difesa. Andiamo avanti accumulando punti per ogni cosa che distruggiamo. I punti ci servono, come vedete, a riattivare le abilità qui in basso. E abbiamo questa abilità che dice vieni qui ai soldati. Vediamo se funziona. Non pare, in realtà. Mr. Bison ovviamente si arrabbia tantissimo per questa nostra vittoria, nonostante lui avesse messo in campo tutte queste truppe difensive. E torniamo un po' a vedere come funziona il gioco. Beh, qui ci sono altri scambi di battute e si continua, con il tutorial che ci spiega come reclutare nuovi ufficiali. Gli ufficiali sono quelli che ci permettono di schierare anche più truppe, nuove truppe, come abbiamo visto. Vediamo chi sblocchiamo. Sblocchiamo il signor Toro, sarà per quel grande corno che ha lì davanti. Abbiamo arruolato il signor Toro che verrà a combattere con noi e il tutorial ci porta avanti a cercare di capire come funziona questo gioco. Nel corso delle varie battaglie in giro per la casa ci potremo trovare ad affrontare questo che viene definito super cattivo. In realtà, vista così, sembra la brutta copia di Harley Quinn. Ma andiamo a vedere come funzionerà questo scontro e soprattutto cosa posso. C'è un potere nuovo. Cosa farà il potere nuovo? Pioggia di meteore! Di nuovo! E a questo punto mettiamo giù il nostro super cattivo. Che cos'è? È un obice. Come vedete c'è un velocissimo obice giocattolo, tra l'altro, perché è di questo che stiamo parlando, che va rapidamente alla carica del quartier generale avversario. Abbiamo vinto e suppongo, esatto, che ci dà la possibilità di sbloccare questo super generale detto Wendy. O anche Harley Quinn brutta. Da qui potremo sbloccare questo nuovo super ufficiale, ovviamente pagando in veri eurini, anche se i soldati sono finti, gli eurini sono veri. Bene, nel frattempo sono andato un po' avanti con il tutorial, continuando a giocare a questo gioco. Ho scoperto alcune cose che adesso rapidamente vi riassumerò. Allora, questo è il famoso campo base, cioè dove potete sviluppare tutti gli edifici difensivi d'attacco, i laboratori di ricerca e tutto quanto può servire per migliorare il vostro esercito. Come vedete, c'è il quartier generale che è la cosa principale da migliorare per poter migliorare tutto il resto, esattamente come in tutti gli altri giochi di questo tipo. Poi ci sono il laboratorio di ricerca, l'ospedale da campo che è, se non sbaglio, qui, la piazza d'armi dove potete vedere tutte le vostre truppe schierate. E mano a mano che andate avanti con il gioco, sempre seguendo il tutorial, verrete guidati nell'uso di tutte queste spettacolari funzioni. Spettacolari più o meno. Riscuotiamo la ricompensa che mi è arrivata nel frattempo. Un'altra possibilità che avete è quella di uscire nel mondo esterno, non ho ben capito come funzioni questa cosa qui, ma grosso modo è collegata al discorso delle cosiddette alleanze e si possono, credo, anche attaccare gli altri giocatori, anche se non ho ancora capito come si fa esattamente, probabilmente bisogna salire ancora un po' di livello. In questa sezione anche potrete fare dei piccoli attacchi per ottenere alcuni piccoli vantaggi a livello di gioco. Torniamo al campo base. Qui c'è il nostro quartier generale che si sta sviluppando. Nel frattempo abbiamo sbloccato un altro generale che è appunto la Green Widow di prima. Quindi qui si va avanti a migliorare tutto quanto, linee d'attacco, linee di difesa. Quindi se c'è una linea di difesa mi viene da pensare che appunto gli altri giocatori possano attaccarci. Siamo entrati in un'alleanza che qui si chiama Corpo Militare, ne abbiamo scelta una totalmente a caso. Vi faccio vedere molto rapidamente un'ultima battaglia con un po' di truppe e abilità in più. Come vedete abbiamo il terzo comandante. Attacchiamo a caso, non ho idea se vincerò perché non ho
ancora provato a fare questo tipo di cose. Questi puntini che vediamo qua davanti sono delle mine anti-uomo, quindi dobbiamo in qualche maniera tentare di evitarle. O scegliamo da che parte attaccare e io scelgo di attaccare di qua, cominciando a distruggere questo qualunque cosa sia. Ho sbagliato mira. Fantastico. Schieriamo tutte le nostre truppe qui sull'angolino che andranno prima di tutto a distruggere quello che si trovano davanti perché hanno un po' quest'anima militare vaffa spacca e vedete si apprestano ad andare a morire sulle bombe antiuomo perché sono molto furbi. Li dirigiamo con questa funzione qui verso l'obiettivo che più ci piace in questo momento. Andate qui, ho detto. Tentiamo nel frattempo di distruggere tutto il resto e di non fare distruggere noi stessi. Non siamo riusciti a mantenere le truppe coese, ma cerchiamo di tenerle almeno vive. Nel frattempo qui abbiamo il monosoldato che spara alla tendina come se fosse un grande pericolo. Vincerà il soldato della torretta, vince il soldato e andiamo intanto a distruggere le tendine mentre qua si distrugge il quartier generale nemico. Abbiamo i soliti super cattivi che ci minacciano delle peggio cose. E insomma, questo è un po' come si sviluppa questo gioco. Army Man Strike Toy World. Che dire, un gioco estremamente semplice, intuitivo da capire e da far funzionare. Un gioco comunque divertente, comunque a modo suo appagante, forse dedicato a un target di età. Un po' più bassino, tipo appunto ragazzini di che ne so, forse delle medie, vado così un po' a intuito. Comunque tutto sommato un gioco godibile, divertente e fruibile se vi piace il genere. A questo punto è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video recensione, sempre qui su Marciano Cal.